una buona giornata a tutti quanti voi. Vogliamo leggere oggi in Luca al capitolo 23, dal versetto 44 al versetto 46. Era circa l'ora sesta e si fece buio su tutto il paese fino all'ora nona. Il sole si oscurò e la cortina del tempio si squarciò in mezzo. E Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito». E detto questo, rese lo spirito. La cortina del tempio. Questo episodio, che tutti conosciamo, è l'epilogo del ministero di Gesù sulla terra. Infatti, appena qualche attimo prima, Gesù, nel mezzo delle sue atroci sofferenze, aveva affermato: «Tutto è compiuto». All'ora nona, cioè alle 3 di quel venerdì pomeriggio, nello stesso momento che Gesù moriva, la cortina del Tempio si squarciò. Ma cos'era questa cortina e cosa rappresentava? Essa non era altro che una pesante tenda posta davanti ad una piccola ed alta struttura chiamata il Santo Santissimo. Il Santo Santissimo si trovava al centro del grande Tempio di Gerusalemme, il Tempio di Salomone, e in questo luogo si trovava l'Arca dell'Alleanza, che custodiva, tra le altre cose, le tavole della legge che Dio diede a Mosè circa 1500 anni prima. Si riteneva che lì vi era la presenza di Dio stesso ed era assolutamente vietato a tutti di entrare o solo di avvicinarsi a quel luogo, pena la morte. L'unica eccezione veniva fatta una sola volta l'anno, nel giorno di Pasqua, dove vi poteva accedere soltanto il sommo sacerdote del momento e dopo una lunga serie di riti comandati dalla legge di Mosè. Questo era l'unico caso in cui un solo uomo poteva attraversare quella pesante tenda, la cortina del Tempio, che serviva praticamente a tenere lontano gli uomini impuri, a causa del loro peccato, dalla santità di Dio. Dio aveva creato l'uomo per averlo per sempre con sé e questa necessaria divisione che si era venuta a creare con il peccato di Adamo andava contro i suoi propositi e contro il suo amore per la sua creatura. Lui rivoleva a tutti i costi la sua creatura e voleva eliminare quella barriera che lo divideva da lui. E per arrivare a questo attuò il suo piano di salvezza che prevedeva la sua incarnazione in Cristo Gesù. Egli, Dio, attraverso la perfezione del corpo di Gesù, il quale faceva le veci della cortina del Tempio, visse per un tempo in mezzo agli uomini, preannunciando che attraverso la morte del Figlio avrebbe finalmente eliminato questa separazione che divideva il Creatore dalla creatura. Egli, in Gesù, ha vissuto con gli uomini, ma ciò non gli bastava. Lui voleva vivere negli uomini, stabilendo con loro una comunione intima e indissolubile. Ed ecco che, alle 3 di quel venerdì pomeriggio, in mezzo a tutte quelle sofferenze, si elevò la sua voce che con un tono di vittoria e di gioia decretò: «Tutto è compiuto». Il suo corpo dilaniato spirò e finalmente la cortina del Tempio si squarciò. Ora, nel nome di Gesù, ogni uomo poteva accedere al Santo Santissimo, alla presenza dell'Iddio Onnipotente, per chiedergli di venire a dimorare nel proprio cuore. Amico mio, amica mia, questo è tutto ciò che il Signore ha fatto per noi, che ha fatto per te, con il solo scopo di vivere con te e in te. Se nel tuo cuore c'è ancora un velo che ti separa da Lui, se c'è un qualsiasi ostacolo che non ti permette di farlo entrare a far parte della tua vita, se pensi che i tuoi peccati ti rendono indegno o indegna, lasciati aiutare con queste sue parole. Vieni quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno. Anche se i tuoi peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Lo trovi in Isaia al capitolo 1 al versetto 18. Non esitare a prenderlo in parola. Dio è fedele e mantiene sempre le sue promesse. Che Dio ti benedica.